gloria a te, Signore. Allora, se non c'è nessun altro, vogliamo leggere il Vangelo di Luca. Amen. Leggiamo Luca, gloria a Dio, capitolo 21. Luca 21, gloria a Dio, che è il passo analogo di Matteo 24. E leggiamo dal verso 24 fino al verso 33. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E cadranno per il taglio della spada, saranno menati in cattività fra tutte le genti. Qui sta parlando di Israele e degli ebrei. E Gerusalemme, ecco qui che sta parlando di loro, sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Poi appresso vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, nella terra, angoscia delle genti con gli smarrimento, rimbombando il mare e il fiotto, gli uomini spasimando di paura ed aspettazione delle cose che sopraggiungeranno al mondo, perciò che le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire in una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire, riguardate in alto, alzate le vostre teste, perciò che la vostra redenzione è vicina. E disse loro una similitudine: riguardate al figo e tutti gli alberi, quando già hanno germogliato, voi vedendolo riconoscete da voi stessi che già l'estate è vicina. Così ancora voi, quando vedrete venire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen. La somma della tua parola è la verità. Non potrai mai capire un verso da solo se lo escludi da tutto il contesto biblico. Tutto comincia con il verso numero 7, quando a un certo punto, uscendo fuori dal tempio, il Signore Gesù dice queste parole ai suoi discepoli: vedete tutte queste pietre? Era il tempio di Gerusalemme, era il secondo tempio di Gerusalemme, era la presenza di Dio, da dove usciva la presenza di Dio, da dove usciva il fuoco di Dio, da dove usciva la parola di Dio. Non avere quel tempio significava non avere Dio, non avere la presenza di Dio. E allora Gesù disse: le vedete queste pietre? Io vi dico che non rimarrà pietra sopra pietra. E i discepoli gli fecero la domanda del milione: Signore, qual è il segno? Benissimo, c'è sempre un segno. Il Dio non lascia il suo popolo senza segni. Oggi noi abbiamo tanti segni, ma questi segni hanno un fondamento che si chiama la verità, Cristo stesso, la Bibbia, la parola di Dio. E allora il Signore Gesù fa tutto un discorso e comincia a parlare dei segni e gli dà la data, la fine dei tempi, nell'ora più buia. Perché praticamente, poi riassumendo tutto quello che abbiamo letto, lui presenta dal verso 29 la parabola del figo. Ma prima aveva detto delle cose e ha detto, a cominciare dai primi capitoli, dai primi versi di questo capitolo, che praticamente sarebbe nel verso 24 che gli ebrei sarebbero menati in cattività fra tutte le genti, gloria a Dio, e quindi da lì sarebbe cominciata questa diaspora,
Ma a un certo punto il Signore ha detto che questo tempo, che sarebbe durato 2 giorni, 2000 anni, e così è stato, questo è profetizzato in Osea, gloria a Dio, capitolo 6, mi pare, verso 2, questo tempo sarebbe finito. E lui ha detto: e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili non siano compiuti. Alleluia! Come si è adempiuta la parola di Dio? Perché nel 1948 gli ebrei tornano nella terra di Canaan, tornano nella terra di Canaan, e tutti che dicevano: gli ebrei non sono popolo di Dio, non sono popolo di Dio? E perché dopo 2000 anni il Signore li ha riportati nella sua terra? Amen. E il Signore, riferendosi a questo, nel verso 29 ha detto: riguardate al fico. Il fico, se tu leggi Geremia 8:13, Osea 9:13, se tu leggi la caduta di Adamo ed Eva che si copersero con dei fichi, il fico è Israele. Gesù, quando disse al fico: seccati, non portare più frutto, seccati, si seccò subito. Israele sono 2000 anni che si è seccato. C'è anche la profezia delle ossa secche di Ezechiele, che a un certo punto si riformarono queste ossa, che lì è solo Israele, non c'entriamo niente noi. Si riformarono e si è riformato oggi lo Stato di Israele, ma in quelle ossa non c'era spirito. Oggi Israele si è riformato, ma non ha lo Spirito Santo, ma molto presto riceveranno nuovamente il candelabro, che è lo Spirito Santo, che è la parola di Dio, che è la luce di Dio, ma la Chiesa non ci sarà più. E allora Israele entra a gamba tesa nella sua terra, che quella terra è di Israele, benedetto il nome del Signore, e non conquistano Gerusalemme. Perché qui dice che a un certo punto Gerusalemme sarà calpestata per un tempo finché siano compiuti i giorni dei gentili. Ma questa profezia si compirà nel 1967 con la guerra dei 6 giorni. C'è stata una guerra che è durata 6 giorni, e in quei 6 giorni riconquistarono Gerusalemme. Perché è durata 6 giorni? Perché il 7° giorno è Shabbat e si debbono riposare. Lì c'è stata proprio la mano di Dio. Niente è coincidenza. Possiamo riposare tranquilli. E il Signore dice, dopo che sarà riconquistata Gerusalemme, nel verso 25 è scritto: dopo vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, nella terra. E quando dice la parola segni, nella luna, nell'originale, il termine segni, semeia, significa anche bandiera. E dopo che Gerusalemme è stata conquistata, hanno conquistato la luna e ci hanno messo una bandiera. Ditemi voi se non siamo alla fine dei tempi. Ditemi voi se mancano 1000 anni perché Gesù rapisca la sua chiesa, o mancano 100 anni, o mancano 500 anni. Benedetto è il santo nome del Signore. Ditemi voi se non siamo alla fine dei tempi. E disse loro una similitudine, dice nel verso 29: riguardate al fico, riguardate agli alberi, quando questi hanno germogliato. Quindi quando è che Gerusalemme ha germogliato, che Israele, scusate, ha germogliato? Nel 1948, dopo 2000 anni, ha germogliato. Allora dite: sappiate che l'estate è vicina. Nel linguaggio rabbinico l'estate è Gesù il Messia, cioè loro non conoscono Gesù ma conoscono il Messia. Per gli ebrei l'estate significa il Messia, e qui sta dicendo: sappiate che il Messia è vicino. E poi dice: io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non saranno compiute. E dal 1948 la generazione sta per scadere, perché la generazione dura dai 70 agli 80 anni, e tutte queste cose si sono adempiute in tutti questi anni. Tutti questi segni si sono adempiuti in tutti questi anni. Quali segni? Lo dice qua: vi saranno guerre ovunque, vi sarà una grande tribolazione quale non c'è mai stata.
ma noi non vi passeremo, questo è scritto in Matteo 24, verso 21. Ma prima di questa cosa vi saranno guerre ovunque, vi sarà violenza come non c'è mai stata, vi saranno segni nel cielo. Oggi siamo pieni di segni, i cieli sono inquinati, l'arpe che ci fanno i terremoti, le scie chimiche, gli aerei stessi sono un segno, ci sono segni dappertutto, ma solo la Chiesa può capire queste cose. Quando Gesù è nato, il Signore ha usato le stelle del cielo per far capire ai re magi che stava nascendo il Messia. Ma chi ha riguardato le stelle? Pochi. Non erano tre, anzi, se vogliamo attenerci alla tradizione, dice 40, ma non sappiamo i numeri e non ci interessano. Questo significa che un piccolo gruppo è riuscito a capire i segni delle stelle del cielo. Ancora oggi c'è una piccola greggia che sa riconoscere i cieli, i segni che si trovano nel cielo. E poi dice che vi saranno fami ovunque, mai come oggi. L'Africa è stata così colpita nell'arco della storia e tutta la fame sta sopraggiungendo in tutto il mondo. In Venezuela vogliono cominciare a mettere il microchip per fare la spesa. Tutte queste cose la Chiesa le deve sapere, le dobbiamo sapere queste cose. Mezza Europa sta cominciando a tirare fuori il microchip per tutto. Dobbiamo conoscere queste cose. Segni nel cielo, mai come oggi, stanno parlando di apparizioni di madonne, di extraterrestri, c'è una nuova materia che si insegna all'università che si chiama l'ufologia, tutti vogliono sentirsi parlare di extraterrestri e di marziani, ma quando tu gli dici che gli extraterrestri in verità esistono, ma sono angeli, che ci sono quelli caduti e quelli buoni, nessuno vuole sapere niente di questi extraterrestri, nel senso che non sono terrestri. Ma quando gli parli di marziani con le antennine di color verde, quello lo accettano. E allora la domanda del milione è: esistono gli extraterrestri? Sì, esistono, ma sono demoni, anzi demoni, sono angeli caduti, esistono, prendono le persone e le rapiscono e le violentano. Ma è stato scoperto da costoro che alcuni di questi che sono stati presi solamente dicendo il nome di Gesù Cristo sono stati immediatamente lasciati, non erano credenti ma poi lo sono diventati. Benedetto il nome del Signore, è scritto che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Alleluia. Se ti vengono a visitare che non sei un credente, per dire, e tu invochi il nome di Gesù, c'è liberazione nel nome di Gesù, c'è liberazione. Queste cose le dobbiamo sapere perché il mondo ne sta parlando, i mass media del mondo ne stanno parlando. E che faremo noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo? Faremo silenzio? C'è pena di morte per chi fa silenzio, biblicamente parlando. I segni sono il terrore. È scritto che gli uomini spasimando di paura e di aspettazione. Oggi c'è molto terrore, c'è molto terrorismo. Il terrorismo mette paura, mette terrore. Alleluia! Il terrorismo è stato profetizzato, benedetto il santo nome del Signore, per rimbombare delle onde. Quando mai il rimbombare delle onde ha messo paura all'umanità? Quando mai l'uomo ha avuto paura del mare? Il mare fa paura solo ai marinai, a chi vi entra dentro, ma chi sta nell'entroterra, che paura c'ha del mare? Oggi il mare sta entrando, oggi i tsunami stanno entrando nella terra, oggi il mare sta provocando terremoti che scrolleranno tutte le città e i scientifici stanno dicendo che il mare provocherà molti terremoti. E questo è stato profetizzato 2000 anni fa, quando il mare tutti questi problemi non li creava. E queste cose la Chiesa le deve sapere. Deve sapere che la generazione è cominciata nel 1948 e che tutte queste cose si sono create dopo, non prima. L'Unione Europea si è creata dopo, dove sorgerà la bestia e l'anticristo. Tutte la OTAN, tutte queste cose sono state create dopo. Questi sono i nostri tempi, benedetto il nome del Signore. È scritto in Abacuc,
Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc. Benedetto sei, Gesù. Alleluia. Abacuc, verso 6. È scritto parlando degli ultimi tempi, anche perché nel verso 2 poi dirà ma avverrà la fine dei tempi, questo nel verso 3. Nel verso 2, quindi no, nel verso 6, parlando della fine dei tempi, dice: perciò che ecco, io fo muovere i Caldei, quell'aspra e furiosa nazione che cammina per tutta la larghezza della terra per impossessarsi delle stanze che non sono sue. I Caldei sono in parte l'Iraq e in parte Ur dei Caldei è sopra Israele. Gli ISIS sono nati in Iraq. Gli ISIS stanno facendo propaganda della loro, la chiamano Santa Guerra, e stanno arrivando in tutto il mondo e stanno cominciando a entrare nelle stanze nostre. Noi abbiamo delle sedi nel mio lavoro che sono state occupate da questi che stanno venendo da tutto il mondo. Qui è scritto che cammineranno per tutta la terra e si impossesseranno delle stanze, delle case, degli alloggi che non sono loro. Questo è stato profetizzato 2650 anni fa e parla dei nostri giorni. Ma il Signore ha detto: non temete. Quando voi vedrete queste cose, il Signore ci ha dato un comandamento, non lo ha dato al mondo, lo ha dato alla Chiesa. Queste cose fanno paura, sì, ma non devono far paura a voi. Amen. Perché noi non passeremo per la grande tribolazione, noi non passeremo le grandi tragedie della grande tribolazione, però vedremo la pre-tribolazione. I segni che stiamo vedendo non è la tribolazione, come alcuni dicono: siamo nella grande tribolazione. Ah sì, e chi è l'anticristo? E quando è stato fatto il patto di Daniele 9:27 della ricostruzione del Tempio? Ma cosa stiamo dicendo? Non stiamo nella grande tribolazione, ma stiamo vedendo i segni della pre-tribolazione, e sono questi, noi stiamo vedendo questi segni. In Sofonia capitolo 1, verso 2 e 3, verso 11 e 18, parla di una grande crisi globale, economica. Parla che tutti gli animali della terra moriranno, ci sarà una grande moria, e nomina i pesci che moriranno tutti. Oggi c'è una grande moria dei pesci. Gli animali si stanno cominciando a ribellare, stanno cominciando ad attaccare l'uomo. Tutti questi segni, cari fratelli, li stiamo vedendo sotto ai nostri occhi. Ma erano pochi i magi. Erano pochi quelli che si sono accorti dei segni che stavano su nel cielo, nella terra, fra le nazioni, l'apostasia nella Chiesa. Sono stati pochi, pochissimi, anche se il Signore vuole salvare tutti, ma non tutti vogliono essere salvati. Allora Dio rispetta, gloria allo Spirito Santo. Alleluia. C'è stata una riunione che è culminata ieri, è la famosa riunione della cospirazione ormai nata da oltre 50 anni, il Bilderberg, dove tutti gli uomini più potenti del mondo, politici, bancari, eccetera, eccetera, si riuniscono, e praticamente si dice che da qui a pochissimi anni vogliono togliere la moneta cartacea e mettere la moneta elettronica. Tutto si muoverà tramite internet. Internet, www, è un vav, 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 lettera ebraica, e significa 666. Tutte queste cose noi le stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Tra un po' ci ritroveremo in un mare di guai senza la moneta cartacea, con tutto quello che provocherà. Gesù ha detto: io vi dico queste cose in maniera tale che quando queste cose succederanno non siate colti di sorpresa, non siate scandalizzati. Noi dobbiamo essere pronti agli eventi che vedrà la Chiesa fino a un certo punto. Non sappiamo fino a che punto il Signore permetterà, ma sappiamo una cosa:
che molto presto, lo ripeto, molto presto, dice il Signore nella sua parola, suona la tromba, la Chiesa sarà tolta, da quel momento comincia a contare 7 anni e ci saranno i 7 anni peggiori che l'umanità ha mai passato, dove quasi tutta l'umanità morirà. E se non muore tutta è perché all'ultimo c'è quello che veramente si chiama la seconda venuta di Cristo, perché la Chiesa non sta aspettando la venuta di Cristo, la Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa. Perché la Chiesa, se si mette a dire che sta aspettando la venuta di Cristo, poi la confondono e gli dicono: tu passerai per la grande tribolazione. No, perché io non sto aspettando la venuta di Cristo, sto aspettando il rapimento della Chiesa per tornare dopo 7 anni nella seconda venuta di Cristo. Insieme a Lui io tornerò, che sono la Chiesa di Gesù Cristo. Cerchiamo il Signore oggi, avvertiamo, parliamo di Lui, predichiamo queste cose. Io le dico e mi dicono: ma tu credi a queste cose? E tu credi che vieni dalla scimmia? Credi che tuo nonno era un orangotango? Credi che il cielo, la terra si è creato tutto da solo? Dice: sì, io credo in queste cose e io pure credo in quest'altre. Gloria a Dio. Alleluia. Non vergogniamoci dell'Evangelo di Gesù Cristo. Alleluia. E soprattutto crediamo noi nell'Evangelo di Gesù Cristo. E dimostriamolo con i fatti. Predichiamo queste cose ai nostri bambini. Leggiamo la Bibbia, così sappiamo quello che gli dobbiamo dire e gli facciamo vedere ciò che è scritto, se no come facciamo a dimostrare la verità? Paolo lo ha detto ai Romani: se non v'è chi predica, se non v'è chi annuncia l'Evangelo, chi crederà? È un comandamento di Dio. Gloria, alleluia. Il Signore ha deciso nella sua infinita misericordia di usarsi della Chiesa per predicare e insegnare l'Evangelo. Alleluia. Ora è sempre Lui, perché se qualcuno crede, perché lo Spirito Santo lo ha compunto, non perché noi siamo bravi. Ma il comandamento è: predichiamo, annunciamo, avvertiamo al mondo che qualcosa deve avvenire in questo mondo, perché il mondo non vuole sentire barzellette, non vuole sentire prosperità, non vuole sentire bla bla bla, vuole sentire parola vera, parola vivente, parola profetica. Gesù lo ha detto in Apocalisse: io sono, ha detto Gesù, io sono lo spirito della profezia. Tutta la Bibbia è profezia, e noi stiamo vedendo sotto ai nostri occhi come questa parola profetica più ferma di ogni tempo, come dice l'apostolo Pietro, è ferma, è salda e si sta compiendo sotto i nostri occhi. Ormai tutto è compiuto, quello che doveva essere compiuto. Manca l'ultimo tassello. La generazione dura, Salmo 90:10, dai 70 anni agli 80 anni. Sta finendo il tempo. Non sappiamo se tornerà, se suonerà la tromba tra un anno, tra un giorno, tra 5 anni, tra 8 anni, non lo sappiamo. Ma quei 70-80 anni stanno passando. E in questo arco di tempo, che nessuno sa il giorno e l'ora, succederà il rapimento della Chiesa. Non conosciamo il giorno e l'ora, ma conosciamo il tempo. E dire io non conosco il tempo significa negare il consiglio di Dio una volta e per sempre annunciato. E con queste parole vogliamo andare in preghiera, fratelli miei, vogliamo invocare lo Spirito Santo che ci illumini, che Lui è la luce. Se Lui non ci illumina, possiamo predicare, dobbiamo predicare quanto vogliamo, ma non capiamo. Per capire ci vuole lo Spirito Santo. Non si tratta di lauree, si tratta di illuminazione che viene da Dio. Alleluia. Poi va bene studiare, gloria a Dio, questo è biblico, ma è la luce dello Spirito Santo che ci rivela le verità assolute di Dio. Quindi adesso venite qui davanti, fratelli miei, invochiamo il Signore, preghiamo il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo, la Santissima e benedettissima Trinità di Dio. Alleluia. Venite davanti, fratelli miei, mentre la sorella Paola ci guiderà nell'adorazione, nel ringraziamento, nella preghiera. Amen.